Buongiorno a tutti da Miss Bimbi. Eccomi con una nuova ricetta. Questa volta ho fatto la crostata alla ricotta. A dire il vero, la crostata con il frosting alla ricotta. Non l'avevo mai fatta, quindi la ricotta non l'ho messa in forno, in cottura. Ho preparato prima il guscio, adesso va di moda molto il ring, questo oggettino, eccolo qui, che si chiama ring microforato. E quindi mi sto divertendo facendo prima il guscio della crostata e la farcisco dopo la cottura. E questa volta, l'altra volta l'ho fatta con la crema, ho fatto la torta della nonna, sempre stile moderno, e questa volta invece l'ho fatta di ricotta e gocce di cioccolata. E ho provato un'altra frolla. E la cosiddetta frolla di Elena, della signora Elena. Posso dirvi una cosa, ne ho provate tante, ne faccio tante, ma alla fine gira che ti rigira, faccio sempre, uso quella lì, è sempre la migliore. Mi trovo bene, non si sbriciola, si lavora bene. E quindi pensavo mi crollasse, non so perché, e invece i bordi non mi sono crollati, sono rimasti fermi lì e vi faccio vedere il risultato. Il risultato, stidin, eccola qui. Guardate che carina. Eccola qui, quindi quello che vedete è ricotta con gocce di cioccolata che l'ho lavorata con la sac à poche praticamente, mi sono un po' divertita e poi sopra ho fatto un altro cerchio di frolla, l'ho glassato con della cioccolata e granella di nocciole. Diciamo che ecco, mi sono divertita un po' con l'estetica, mi diverto, però il risultato devo dire è davvero buono perché la frolla è davvero ottima. Io ne provo tante, mi piace sperimentare, però questa qui ve la consiglio. So che intanto in tante già la conoscete, ma questa qui ve la consiglio. Ripeto, ho usato il ring, questo anello microforato. Allora, come si usa? E ve l'ho detto anche nell'altro video, il segreto per non far crollare i bordi è dopo aver formato il guscio della crostata all'interno con la parte, non mi viene il nome, cazzarola, non mi viene il nome, va bene. Dopo aver formato l'interno e i bordi poi non era così difficile, Katia, ok. E dopo aver formato i bordi, una cosa la dovete assolutamente fare. In cucina non si va di corsa. Qui, ma dove devo guardare? Di là. In cucina non si va di corsa. Quindi, una volta formato, la dovete mettere assolutamente in frigorifero. Messa in frigorifero, una volta che la sentite dopo un'oretta, l'impasto che è bello duro, a quel punto accendete il forno, lo portate a 170 gradi. Bello caldo, una volta che ha raggiunto la temperatura, infilatela nel forno per circa 15, 20, 25 minuti, dipende anche dal tipo di forno, modalità statica, finché non diventa leggermente dorata, non troppo sbruciacchiata, vedete? Io comunque la lascio abbastanza chiara, eccolo qua perché ha un aspetto così, mi piace, non troppo scura. Quindi una volta la mettete in forno, come comincia un po' a dorarsi, via, spengete il forno, la togliete e lasciatela assolutamente freddare. Non provate subito a staccarla perché risulta morbida. Una volta invece freddata, si intosta e il ring viene via da solo. Non vi dovete preoccupare, lo tirate fuori e viene via tranquillamente. E i bordi non crollano e rimane ben rigidi, attaccati al bordo. Quindi questo è un consiglio che vi do per tutti i messaggi che mi arrivano che mi chiedete come si usa il ring. Se riesco, volevo fare una diretta, un video specifico proprio per l'utilizzo del ring. Spero insomma di riuscirci. Con le dirette faccio un po' fatica con la bimba piccola, quindi vediamo un po' se riesco. E quindi che dirvi? Vi lascio a questa ricetta, a questa crostata di ricotta. E, come al solito è molto semplice. Poi il frosting alla ricotta
È veramente una bomba e si può usare appunto anche per decorare, per fare cupcake, si può usare insomma per decorare qualsiasi altro tipo di torta o anche l'interno. È formato da, l'ho fatta con la ricotta, mascarpone e panna. Veramente si lavora bene con la sacca a poche, è liscio. Credo che è una ricetta che non abbandonerò. Ora vi lascio e vi faccio vedere passo passo come l'ho realizzata. Poi non è detto che voi dovete per forza farla in questa forma, potete sbizzarrirvi come vi pare. Quindi vi lascio alla ricetta, a tutti i grammi, al procedimento e vi invito a darmi sempre dei consigli, a iscrivervi al mio canale così siete sempre aggiornate quando mi piace pasticciare un po'. E venite avvertite e fatemi sapere le vostre impressioni, mi raccomando. Vi mando un bacio, Miss Bimbi, e alla prossima ricetta. Ciao! Cominciamo con la preparazione della frolla mettendo 130 g di zucchero e la scorza di mezzo limone nel boccale, tritando per 20 secondi alla velocità 10. Ecco il risultato. A questo punto aggiungiamo 150 g di burro a pezzi. Due uova e 400 g di farina tipo 00. Azioniamo la modalità spiga per 2 minuti. Ecco in 2 minuti pronta la frolla. Trasferiamola su un piano di lavoro, compattiamola con le mani e mettiamola a riposo in frigorifero per almeno una mezz'oretta. Trascorso il tempo, prendiamo circa la metà e con il mattarello la stendiamo. Formato uno spessore di circa 5 mm, prendiamo il ring microforato e spingiamolo sopra. Ecco Ora possiamo preparare le strisce per il bordo. Il mio anello microforato misura circa 4 centimetri. Quindi ho fatto delle strisce della larghezza di circa mezzo centimetro in più. E con un coltello affilato ho tolto l'eccesso di frolla. Non dimentichiamoci di forare con la forchetta per non farla gonfiare in cottura. Una volta pronto, mettiamola in frigorifero ad indurire. È un passaggio che non dovete tralasciare per un ottimo risultato. Per la decorazione potete sbizzarrirvi come vi pare. Io ho preso il coperchio del Bimby e ho formato il cerchio con una formina. Ho creato un foro e mettiamo tutto in cottura a forno preriscaldato a 170 gradi fino a doratura. Non dimenticatevi prima di metterlo in frigorifero.
Passiamo alla decorazione del frosting alla ricotta mettendo 100 g di zucchero nel boccale per 10 secondi alla velocità 10. Aggiungiamo 400 g di ricotta di pecora lasciata scolare in precedenza per 1 minuto alla velocità 4. Ora possiamo aggiungere 250 g di mascarpone, sempre per 1 minuto alla velocità 4. Una volta amalgamati, trasferiamo il composto in una ciotola. Ed ora montiamo 300 g di panna. Ricordatevi, boccale, farfalla e panna ben fredda alla velocità 3. Senza impostare il tempo, la panna la vedrete montata dal foro. Una volta montata, possiamo unirla insieme al mascarpone e alla ricotta con una spatola delicatamente girando dall'alto verso il basso. Ecco il frosting alla ricotta pronto, è perfetto. Per ricoprire il biscotto per la decorazione ho usato la glassa già bella che pronta, messa a scaldare a bagnomaria per 10 minuti. L'ho versata sopra l'intero biscotto e in metà l'ho ricoperto con della granella di nocciola. E mentre lasciamo che si asciughi, mentre aspettiamo che si asciughi, andiamo a prendere la metà del frosting e ci aggiungiamo delle gocce di cioccolata, dove andremo a riempire la base della crostata. Ecco qui, una volta farcita, prendiamo il resto del frosting senza gocce di cioccolata e mettiamola in una sacca à poche. Senza beccuccio e tagliando l'estremità di circa 4 cm, cominciamo a decorare. Finita la decorazione, prendiamo il biscotto ben asciutto e adagiamolo sopra. E per non farci mancare nulla, prendiamo una bella manciata di gocce di cioccolata e lasciamole cadere al centro.
Ecco, qui l'ho tagliata per farvi vedere l'interno, perché spesso mi chiedete, ovviamente, Katia, ma com'è dentro? E mi dimentico di fare il taglio e sono un disastro, che devo fare? Ecco qua, questo qui è l'interno, vedete, l'ho tagliata a metà e devo dire che all'assaggio non potete capire, è veramente goduriosa. Eccola qua, vediamo se riesco. Wow, è goduriosa. Assaggio per voi, metto a fuoco, ok? Buona! No, la dovete provare. Buonissima. La frolla è delicata e non è dura, è molto friabile, però mantiene. Calcolate poi che questa qui io l'ho tenuta comunque in frigorifero perché fa caldo, quindi con la ricotta è tenuta in frigo. Quindi rimane, non si indurisce troppo, è friabile e poi la dolcezza del frosting alla ricotta è veramente eccezionale perché è delicato e liscio al palato. Veramente buona e ottima. Grazie per aver seguito il video e alla prossima. Pollicino in su se vi è piaciuta.